Siamo davvero molto felici perché questa è la seconda edizione del concorso letterario Adesso parliamo noi. Il concorso è rivolto alle donne, alle autrici, proprio perché noi della Consulta delle Elette vorremmo che le donne si esprimessero. Abbiamo scelto come lancio del bando, esattamente come l'anno scorso, il periodo del 25 novembre, ma come l'anno scorso la premiazione avverrà a marzo. Questo sta anche un pochino in qualche modo ad indicare il fatto che il 25 novembre non dovrebbe finire, non deve finire mai, esattamente come non dovrebbe esistere soltanto l'8 di marzo per ricordare la donna. Quindi basta la violenza sulle donne, basta ricordare la donna soltanto l'8 di marzo, ma la donna deve essere sempre. Stiamo ancora crescendo perché è un evento nuovo e io vorrei rivolgere, diciamo, un appello anche agli uomini, oltre che alle donne, perché penso che gli uomini dovrebbero combattere la battaglia contro la violenza sulle donne insieme a noi, perché è una battaglia contro la violenza, una battaglia di civiltà, quindi va combattuta insieme, uomini e donne. E gli uomini, oltre a noi donne, specialmente gli uomini, dovrebbero avere il compito di parlare con i loro figli, con i loro padri, con i loro fratelli, con gli amici e sensibilizzarli sul fatto che non è con la violenza che si risolvono i problemi, non è con la violenza che si affrontano le situazioni. E spero nelle prossime edizioni di vedere anche qualche presenza maschile. Come Consulta delle Elette siamo un organismo di volontarie, perché questo è eletto nel municipio Quinto della Valpolcevera. In realtà siamo diventate da subito un gruppo di amiche che cerca insieme di formare e sensibilizzare il territorio su temi a noi cari. Quindi noi ci confrontiamo molto, sia via mail che cioè sia online che in presenza, e soprattutto cerchiamo di essere incisive facendo alcuni eventi di grande portata, ma selezionati, in modo da riuscire ad arrivare a più persone possibili. Il concorso scadrà l'11 febbraio, è il termine ultimo per inviare i racconti. Il racconto andrà inviato alla nostra email, che è consultadelelette@comune.genova.it. E le modalità saranno che il documento dovrà essere mandato solo in doc o docs, il file dovrà essere nominativo e dovrà contenere nome, cognome e titolo, e l'oggetto dovrà essere partecipazione al bando Adesso parliamo noi. E poi ci sono delle caratteristiche da seguire, che sarà che il racconto dovrà avere un massimo di 18.000 caratteri e più o meno circa 30 righe da 60 battute. Dovrà essere un racconto inedito e le opere che saranno mandate dopo l'11 febbraio non saranno ammesse. Il mio compito è quello di ricordare quanto è stato lungo il nostro cammino. Dal lontano 46, in cui 1946, in cui le donne hanno avuto per la prima volta il diritto di voto. E da dove parte tutta la violenza che praticamente è andata perpetrandosi in questi anni? Praticamente il cammino è stato tanto, è stato lento ed è ancora da compiere, perché gli uomini, pur non essendo più i nostri padroni legalmente, lo sono poi materialmente quando decidono che siamo di loro proprietà. Come diceva la mia collega, penso che dovranno capire e tra loro insegnare ai figli, soprattutto ai figli maschi, perché inconsciamente, inconsapevolmente, una madre dice cose diverse al maschio e alla femmina. La femmina cresce con l'esempio materno e il maschio con quello paterno. Se l'esempio paterno è corretto e sa indirizzare giustamente il bambino, avremo un uomo, altrimenti avremo un violento che penserà di essere padrone ancora nostro.